Dai Dino, che è successo? T'hanno fermato i collettivi? Non ci posso credere, non ci posso. Dai, lotta tigre, lotta! Siamo alla Sapienza, all'università, e non posso parlare perché c'è un gruppo di collettivi che non mi fa parlare, guardate in diretta. Parenzo, ti è scappato il giocattolino all'università? Ti è scappato il giocattolino anche a te, stavolta? Non mi vogliono far parlare. Beh ragazzi, potremmo intitolare questa trasmissione Speciale Sapienza. Speciale Università Sapienza di Roma, dove oggi si è realizzata quella che viene chiamata la famosa legge del contrappasso, cioè a dire Parenzo braccato e bloccato da militanti pro-PAL, pro-palestinesi e sinistrissimi, che gli danno del sionista, del razzista, del fascista e non lo fanno parlare. La lezione che viene da tutto questo, ovviamente ci saranno interventi, dibattiti, voci che manderemo in onda, fuori tutto oggi quello che è avvenuto alla Sapienza, io personalmente penso che quelli siano dei fascisti, ma dei fascisti non in senso storico, siano degli intolleranti, antidemocratici, perché non vogliono far parlare, distruggono cose che sono di tutti noi, cioè vetri dell'università eccetera eccetera, sporcano eccetera, ma questi sono dettagli. Ma l'altra cosa che viene fuori è che quando si grida al fascismo a ogni piesso spinto, c'è il fascismo ovunque, come fa spesso Parenzo, poi ci sarà sempre qualcuno che semplicemente si proclamerà più antifascista di te, che alla fine ti attaccherà e ti metterà all'angolo dandoti del fascista. Questa è la cosa che viene fuori, questa è la cosa incredibile, ragazzi, incredibile. Seconda cosa che voglio dire, c'è un'associazione, diciamo, degli mortacci vostra, da Roma, David Parenzo, buonasera. Allora, sono stato invitato dal gruppo di studenti di Azione Universitaria della Sapienza, che sono il gruppo giovanile di Giorgia Meloni sostanzialmente. Sì. Il tema del dibattito era ricambio generazionale, un'iniziativa fatta alla Sapienza dall'associazione. Dall'associazione Le Contemporanee, sì. C'era Flavia Perina, Federico Rocca, vabbè, Damiano Vulpiani di Azione Universitaria. Vabbè, andiamo, andiamo al sodo, dai. Valeria forza. Manieri, co-founder delle Contemporanee. Il tema era il ricambio generazionale. Questi ragazzotti, sì. Io l'unica cosa che ti voglio dire è: ho avuto semplicemente paura, non tanto per me, ma che qualcuno si facesse male. Perché questi qua hanno fatto irruzione dentro questa aula dove eravamo in 100 persone. Hanno sventolato una bandiera palestinese e io dico. Evviva, tutto il diritto di Parenzo. Hanno urlato Parenzo fascista, Parenzo sionista, maledetto. Poi peraltro Parenzo fascista a me, cioè a me uno che mi dà del fascista, mi dico cazzo, ma ascolta la zanzara, porca miseria, ma perché mi dai del fascista a me? E l'altra cosa, che c'erano i ragazzi di Azione Universitaria che alla fine urlavano fascisti a questi dell'estrema sinistra, una cosa meravigliosa, una cosa di sport, cioè si sembrava di stare in un film di fantascienza dove c'erano i ragazzi della Meloni che urlavano fascisti a questi, perché che ci contestavano, perché oggi i veri democratici sono quelli, i veri democratici aperti al dibattito sono quelli, ma quegli altri sono degli intolleranti fascisti. Perché non hai il coraggio di dirlo? Perché non hai il coraggio di dirlo? Che quelli sono democratici e quelli sono degli intolleranti. Ma ti posso dire, no, ma stai calmo, io ho detto che questi qua avevano tutto il diritto di urlare e di manifestare, però ci facessero fare almeno il nostro dibattito, che non era su Israele peraltro. Per fortuna c'era la polizia in borghese che ha gestito l'ordine pubblico in modo perfetto, perché ti assicuro, e qui sono serio, la mia unica paura era quella che magari qualcuno si facesse male, perché a un certo punto sti ragazzi, alcuni sono rimasti dentro, altri sono usciti, hanno provato a spingere, hanno spaccato un vetro che devono ripagare, ma per fortuna nessuno si è fatto male perché la polizia ha gestito benissimo. Mia unica paura, se si fossero fatti male spaccando un vetro, sinceramente non mi sarei messo a piangere, posso dirti. Se uno spacca un vetro che e ti fai male. Male, ma sono cazzi loro. Adesso se uno ripaga, si fa male spaccando un vetro, sono cazzi loro. Scusa, mi avrebbe fatto un grande dispiacere, no, però scusami, questo fammelo dire, mi avrebbe
sarebbe fatto un grande dispiacere se la mia presenza lì avesse provocato che qualcuno che si facesse male. Ma se uno se lo fa questo da mi solo avrebbe fatto ma dispiacere. Guarda, però mi avrebbe fatto posso dirti che cosa ci quindi voleva? Una bella carica di sgombero, basta. Una bella carica no, di sgombero. Nessuna carica. Per fortuna la polizia ha gestito magnificamente la questione. Rubio. Poliziotti in borghese, niente divisa antisommossa, niente manganelle. Essere, polizia a te perfetta. Fa piacere essere... A me che mi contestino pure, no, che ma contestino, te lo dico, a me non mi interessa parlare, che non ti facciano parlare, sei quasi contento. Ma che no. Hanno dimostrato quel che sono. Per fortuna nessuno si è fatto male. Questo voglio dire. Li mando a fare in culo serenamente. Per fortuna, però, nessuno si è fatto male. Intanto, che è la cosa che conta. Intanto dire, Parenzo non ti vuole nessuno, dire. Non sei gradito da nessuna parte al di fuori di casa tua e della Zanzara. Aspetta, giusto là potete stare te e Cruciani. Fuori sionisti dalle università. Voglio avvertire Rubio che stiamo anche da altre parti, stiamo benissimo qua, ma anche da altre parti. Comunque, fuori sionisti dalle università, via chi strumentalizza le donne per giustificare il genocidio palestinese. Brave cambiare rotta, che pare che siano quelle che ti hanno contestato. Voglio dire al caro chef Rubio, lo abbraccio tantissimo, non lo sentivo da un po' di tempo e gli dico, gli ho detto già, tesoro mio bello, io penso che la vita ti stia andando bene, non ti sento, non ti vedo più sul pezzo, non farmi preoccupare, ti voglio sempre all'attacco, anche più violento di così, puoi fare di meglio, puoi fare di meglio, puoi fare di meglio, amico mio. Sentiamo tutte le voci, vai regia, vai. Siamo alla Sapienza, all'università, e non posso parlare perché c'è un gruppo di collettivi che non mi fa parlare, guardate in diretta. Noi non vogliamo domande. No, io non ho questo problema di genere, ragazzi. Non mi vogliono far parlare. Ancora firma? Lei è un razzista. Allora ascoltami, se e tu utilizza la questione femminile. Lei utilizza la questione femminile strumentalizzandola per difendere, per giustificare il genocidio in atto in Palestina, come ha fatto con l'Afghanistan, come ha fatto con l'Iraq. Posso dire che la frase strumentalizza, questi parlano da soli, non fanno capire un cazzo, strumentalizza la questione femminile per coprire il genocidio, che cazzo c'entra? Boh, comunque andiamo avanti. No, glielo ripeto un'altra volta. Vergognati, vergognati, fagli entrare. Fagli entrare, lo stai vedendo che non stanno facendo entrare. Fagli entrare, non c'è problema. Fagli entrare. Guarda che è iniziato perché non avete fatto entrare nessuno. Ma avete chi? Ma ragazzi, io sono qua. Falli entrare, uno dice falli entrare, dai falli entrare. Ho detto falli entrare. No, ma quello dice falli entrare, falli entrare. Questi pensano di fare il cazzo del comodo loro in qualsiasi situazione. No, hai le palle mosce. Per il sei stato con le palle mosce ancora, vai. Ma che palle mosce? Io non volevo che la situazione si esasperasse, però. Ma che te ne frega, sei un poliziotto, fermo, aspetta. No, ma io non volevo che nessuno si facesse male. Dopodiché sono felice di poterli mandare pubblicamente a fare in culo. Avrei discusso con loro amabilmente di Israele, non era quello il tema, non era quello il tema di quell'incontro. Aspetta. Allora, siamo ancora qui all'università, c'era questo convegno qui organizzato da questi ragazzi. Allora, un saluto a tutti e a tutte. Di Azione Universitaria. E non solo, ci sono un gruppo di persone che ci impedisce di parlare, urlano Palestina libera, insomma tutte. Io ho detto, guarda, io sono qua, se volete vedere. Battono. Bellissima questa. Fuori fascisti dall'università. Adesso siamo tornati agli anni 70. La questione è solo una, caro David, tu la fai troppo complicata. Questi sono degli intolleranti. Questi sono i veri intolleranti e fascisti, quelli che dicono fuori fascisti. Ma noi non siamo a Mosca. Io che ho subito la contestazione, ti dico che siccome non siamo a Mosca, tutto per fortuna è finito bene, a parte il vetro spaccato che devono ripagare, e nessuno si è fatto male. Hanno fatto la loro sceneggiata. No, guarda, in democrazia
questo è fondamentale, te lo sì. posso dire. Ah, si possono sfasciare i vetri. Che nessun... Si possono sfasciare i vetri, tranquillamente. No, ho detto il contrario, ho detto il danno che hanno fatto, l'unico danno è che devono ripagare all'università, individuare le persone, tirassero fuori i soldi e pagassero la porta e il vetro che hanno sfasciato. Per il resto, per fortuna, nessuno si è fatto male. Io avevo solo il terrore che la loro insistenza nel spaccare la porta e le persone dentro potessero avere qualche problema. Né io né nessuna delle persone dentro è stata toccata. La polizia, questo è importante perché ma in questi momenti di tensione, e invece noi. Sì, dopodiché sono delle teste di cazzo che anziché dialogare non volevano che parlassi. Questo mi sembra evidente, però, perché darmi del sionista, dell'assassino, del fascista, del nazista mi sembra una idiozia assoluta e ti dà l'idea del livello di queste persone. Tutto qua. Parenzo, sei ridicolo. Vai alla Sapienza e i tuoi prodotti sinistroidi ti contestano. Ritirati. Tigre, ho visto che non ti hanno fatto entrare in Sapienza i tuoi cari amici studenti. Fidati di me, portati il brasiliano la prossima volta. Combatti sempre. Oh David, com'è? Dai, questi studenti stanno solamente protestando, stanno manifestando e tu subito appena ti vengono a rompere i coglioni non mi fanno parlare, gli studenti non mi fanno parlare. Com'è David, ti si rivoltano contro? Com'è, coglione? Andiamo a sentire, caro Parenzo, alcune voci dalle manifestazioni di oggi, che in teoria dovrebbero essere per la festa delle donne. Aspetta, sì? c'è tempo. Voglio dialogare con quelle che tempo, mi hanno contestato. No. Perché io questi che ti hanno contestato, scusa un attimo, questi che ti hanno contestato non erano lì per parlare, è molto diversa la cosa. Questo è vero. Aspetta, questo erano lì non per dialogare, perché è diverso se uno sta lì e parla. Uno anche la contestazione anche forte, figuraci. No, non mi volevano lì. Esatto, la differenza è quella. Ma io rispetto anche questo. Ma tu non io hai il coraggio di dire una cosa, dire... perché il secondo episodio ma ce ne sono altri. Mica sono oggi, scappato, ma mica se sono sei scappato, un ebreo e se sei un ebreo e vai in pubblico, questa è la vergogna. Non ti fanno questa... parlare o cercano di non farti parlare. Questa è la vergogna. No, ma questo è questa il punto. È la vergogna assoluta. E lo dico io a posto tuo, non ti preoccupare, l'ho detto in mille occasioni, è una vergogna assoluta quella che hanno fatto. Oggi c'è un attivista a un certo punto che ha detto davanti al Parlamento: chiediamo un reddito di liberazione. Un attivista... I ragazzi di Pisa, vabbè. I ragazzi di Pisa. Elvis dalla provincia di Treviso. Elvis, provincia di Treviso. Vai, Elvis, dimmi. Sì, ciao Cruciani, voglio parlare un attimo con Parenzo perché eccomi anche qua. Oggi nessuno l'ha voluto. Sai perché nessuno ti vuole, Parenzo? No, perché ma non tu è così, difendi in quelli che erano dentro il convegno mi volevano in realtà. Tu difendi quelli che gli indifendibili. Erano poche centinaia di persone che manifestavano in modo anche piuttosto sì. scombinato tu e difendi apparentemente violento senza far male a nessuno. Per fortuna hanno spaccato solo una vetrina, solo si fa ma per tu dire hai rotto, ovviamente. Tu hai rotto i coglioni, ma... gli americani perché sono gli americani che sono ma i miei amici. Mi piacciono okay. gli americani, ma perché dovete spaccare una vetrina però? Perché gli dovete spaccare un vetro? Allora, non mi piacciono no, gli americani, perché dovete idioti, spaccare un vetro? Me ne frega. Perché devi spaccare tu un vetro? Per gli... Non ti piacciono gli americani? Vuoi di, difendere gli americani, sempre l'indifendibile? Il vetro di un'università, vuoi difendere sempre l'indifendibile e poi tutti non ti vogliono e ti rompono i coglioni. Tutti chi, fratello caro? Quelli che erano lì mi volevano e come avrebbero voluto sentirmi. Per colpa di questi qui mi hanno sentito a metà. Perché ma tu mi, difendi ma gli io americani. Ti voglio bene. Domenico, provincia ma di certo Bari. Certo che difendo gli americani. Domenico, certo. provincia di Bari. Va. Giuseppe, certo. buonasera. Ma non si spacca dimmi. Un vetro perché dimmi. Si è contro gli americani. Dimmi, Domenico, mi hai offeso. Dimmi. Mi hai offeso perché io sono di destra. Non puoi chiamare sti quattro scalzacani di comunistelli qua alla Sapienza, non li puoi chiamare fascisti. I fascisti sono un'altra cosa, Giuseppe. Beh, insomma, è un modo per dire che questi sono intolleranti. Possiamo dire no. comunisti, come ti pare, uguale. Sono dei comunisti, sono degli intolleranti, intolleranti di sinistra in questo caso, comunque presunti di sinistra, cioè molto quello cazzo intolleranti, che intolleranti. Dunque fascistoidi un po', cioè i veri, ma io utilizzo la parola fascisti per ritorcergliela contro, siccome quelli danno del fascista apparenze ad altri. Io dico, siete voi veri fascisti? Non è perché sono fascisti. Ma i fascisti sono meglio. Almeno i fascisti hanno fatto qualcosa di buono. Che hanno a fatto? Pari tutto in lungomare. Hanno fatto.
a Bari, se vieni su lungomare, è stato fatto, costruito dal fascismo, tutti i palazzi belli che abbiamo a Bari. Che cazzo vuol dire? Anche Putin ha fatto un sacco di strade. Ma i comunisti cosa hanno fatto? Ma in teoria Putin pure ha costruito un sacco di strade, volendo. Che cazzo vuol dire? Putin però è un mezzo dittatore, un dittatore. Ha costruito un sacco di roba, grandi monumenti, grandi strade, eccetera. C'è la sicurezza a Mosca. Che cazzo vuol dire però, Domenico? Che c'entra? Giuseppe, un'ultima cosa vi lascio. Sì. Sono contento che hanno interrotto l'intervento di Parenzo lì alla Sapienza. Perché? Non ho capito, ma perché questo qui Parenzo ha detto che la polizia ha lavorato bene, senza caschi, benissimo, senza manganelli? Perché hanno difeso, nessuno si è fatto male, ma lì nessuno, alla Sapienza, per fortuna nessuno si è fatto male. Questo branco di idioti era fuori dal convegno. Ma perché il poliziotto deve andare senza casco? Ma non ho detto, che per fortuna oggetto, tutto è stato gestito nel migliore dei modi. Fermi là. È stato gestito per fortuna. Fermi là. Adesso hai capito come si è sentito Capezzone, eh? A parte gli scherzi, sempre al tuo fianco, David. Sei la nostra guida, ti vogliamo bene. Parenzo, ma quanto godo vedere i tuoi amici sinistrati che ti fanno chiudere la bocca, che non ti fanno parlare, quelli che tanto difendevi e ti tillavi, non ti fanno parlare, ti fanno stare zitto. Quanto godo. Adesso come la vedi? Adesso cosa pensi? Sei ancora un sinistrato o finalmente ti sei svegliato fuori? Adesso ti faccio sentire David Sgarbi che difende quello che tu hai attaccato ieri, quello che tu hai attaccato Giorgio. La cosa che più mi dispiace è che questi ragazzotti, questi idioti sostanzialmente, mi dicevano è come fosse un ebreo nazista praticamente. Sì, cioè, quello che pensano. Più violenta, la cosa che mi ha fatto più male è semplicemente questa. Poi ripeto, per fortuna nessuno si è fatto male. L'hai ripetuto 40 volte, però, già basta. Ho capito, però non si è fatto male nessuno, dire ebreo fascista è perché tu, in quanto ebreo, non puoi parlare di Israele e sei colpevole di quello che Netanyahu starebbe facendo. Ma questa è la cosa vergognosa, questa è la cosa incredibile. No, questo io ti vorrei c'è un dire. Passo in ti più. Vorrei invitare alla riflessione su questo. Ma vorrei non c'è che nessuna riflessione. Loro dicono questo. Che tu, siccome non riconosci che è in atto un genocidio, è ancora più sottile la cosa. Siccome non riconosci che c'è in atto un genocidio, sei complice del genocidio. Questi sono dei fascistoni e degli intolleranti e vanno combattuti col pensiero. Sì. Sempre, con le idee sempre col pensiero, intolleranti sempre, bisogna farli presente che siete voi che non volete che la gente parli, bisogna fare presente a questi signori, allo chef Rubio e ad altri, che allora, sono chef loro Rubio, gli intolleranti. Chef Rubio ha mai cucinato in vita sua? Vabbè, si chiama così, chef Rubio, che vuoi che ti dica? Si chiama poveretto. Chef Rubio. No, non parlo di chef Rubio, io non parlo di Sgarbi, chef Rubio. Sgarbi difende Giorit, vai. Il suo essere a ciocchi non vuol dire essere... Che invece sostiene una cosa. Perché Iorit non può parlare bene di Putin? Per me è una follia, naturalmente, perché Putin è un dittatore e questa trasmissione non potrebbe esistere in Russia. Ma qual è il problema? Che ve ne frega voi? La democrazia è anche ammettere che qualcuno dica delle idiozie o che dica sia un dittatore. Ma si può dire che è un utile idiota al servizio del dittatore e che quel siparietto e che quel siparietto serviva a Putin per far vedere che ci sarebbero anche in Italia persone che gli vogliono bene. Questo è vergognoso. Senti questa roba e qua. E quegli studenti della Sapienza che mi hanno contestato, perché non sono scesi in piazza quando è stato ucciso Navalny, ad esempio? Dov'erano? Oh, finalmente ti riconosco. Andrea Ruggeri mi ha mandato un messaggino su di te. Signora Andrea Ruggeri. L'ottimo. Vai regia, vai. Il karma opera sempre bene, impeccabilmente, caro David. Che ha assaggiato sulla sua pelle il fascismo di quei comunisti de merda. Giuseppe oggi a suo modo è una grande giornata. A suo modo. Dottor Ruggeri, a suo modo, come a suo modo una grande giornata. Hanno dato l'assalto alla Sapienza. Ho spaccato una porta e dice a suo modo una grande giornata. Una grande giornata. Ma perché... sempre
Sì, ho capito. Dai, ragazzi, perché sono stato vittima anch'io di contestazioni da sinistra, dall'estrema Giuseppe sinistra, da Genova. Ma dai collettivi, io non so cosa sono i collettivi. No, non lo so manco io. A me lo dici. A me lo dici. Però questo è importante. Perché non chiamano in diretta? Perché non fai un appello? Quelli che mi hanno contestato, che ascoltano la Zanzara, perché lo so che l'ascoltano, chiamassero in diretta. Ma non hanno fai il coraggio, un numero dedicato. Non gliene frega niente. Ma no, chiamassero i collettivi. Questi sono i collettivi della Sabina. Collettivi, non lo sapevo. Ma saranno quattro gatti intolleranti. Quattro gatti, sì, 10, 20, 30, 40, 50. Quattro gatti non erano. Quattro nei confronti delle migliaia di persone iscritte all'università. Questi sono delle minoranze di scalmanati e spesso di delinquenti. Giuseppe, spesso. Dimmi, Giuseppe, dimmi. Basta con questi di disinformazione che fa Parenzo. Su cosa? E Parenzo regge le palle a Augias. Augias. Che vuol dire regge le palle? Che vuol dire regge le palle ad Augias? Spiegami. Che ne parla bene come di un maestro, di un intellettuale potente. Io mi ricordo che quando c'è stato lo scandalo di Grinzane Cavour in Piemonte, che i soldi del premio andavano ai giornalisti, Giuseppe, con le cagnotte in Giuseppe, nero. Che vuoi? Questa cagnotta... Giuseppe, che vuoi? Giuseppe, ma le ho detto di criticare questa disinformazione che fa Parenzo. Quale questo disinformazione? È. Su cosa? Su cosa? No, riguardo al trattamento, riguardo alle mortacci tua, ciao alla persona, ciao, di ciao. Raul da Avezzano, vai Raul, per smantellare questi sistemi oppressivi. Ma glielo vuoi dire tu, David, a questi qua di parlare come mangio? Che è successo? È successa una cosa importante? Che è successo? No, volevo soltanto ringraziare ancora la Polizia di Stato per il servizio che ha svolto lì all'università in modo assolutamente incontrabile. Sto ricevendo un sacco di messaggi di solidarietà chi sta chiamando? Anche da alcuni esponenti del governo che mi hanno chiamato e quindi volevo ringraziare. Però fammi dire la cosa importante, ringraziare le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, che all'università ha gestito al meglio una situazione che poteva diventare complicata. Invece chi è che dice questo? Scusa, no, lascia perdere. Però posso dirti una cosa: sei perfino troppo buono. Perché la polizia di Stato all'università. Ma l'ho ringraziata pubblicamente. No, pubblicamente. La polizia nei confronti di gente che non vuole far parlare, persone, sono troppo morbidi purtroppo. La situazione andava risolta con un grande sgombero. Questo è il punto, grandissimo sgombero da fare. Devo ringraziare il ministro Piantedosi ringraziali in privato, non ci rompere i coglioni. Daniele da Milano, vai, forza. Daniele da Milano ha chiamato Piantedosi. Ha chiamato Piantedosi? Ti ha chiamato Piantedosi? Dillo tutta. Ti ha chiamato Piantedosi? Ti ha chiamato Piantedosi? Ci vedo una serie di chiamate. Daniele da Milano. Tutti. Vabbè, adesso fermati un attimo quello che ti devi fermare. Forza. Daniele da Milano, dimmi. Ciao Cruciani, scusa, volevo fare un riprendere un discorso. Vincere la guerra, devi appoggiarsi alla NATO. La NATO non vuole come Diego. Al solito chiudi, Allora, voglio 30 secondi da Andrea Ruggeri sulla questione Parenzo di oggi, perché l'ha fatto godere e perché è una grande giornata. Andrea, da godere non c'è perché molto è una grande godere, perché ti ha fatto godere vedere quelle immagini? Mamma mia, il karma opera sempre impeccabilmente, caro David. Sei stato perculato dai prodotti del tuo decaculismo della sinistra. Sono di fronte a Nicola Porro che un altro po' si deve cambiare le mutande per quanto sta godendo per questa storia. Te lo posso dire, veramente incredibile. Hai provato sulla tua pelle, hai assaggiato sulla tua pelle il fascismo di quei comunisti de merda che stanno lì. L'idiozia. La prego signorina, mi faccio parlare, esprimere il mio pensiero, ma vaffanculo, il contrappasso, guarda, il contrappasso tuo di oggi è secondo soltanto per goduria, poi io ovviamente scherzo, lo sai che ti adoro tigre, combatti sempre, ma alla goduria che io ho provato ieri. Però ti do un elemento in più, caro direttore. La cosa più bella, condannato a un anno e tre mesi di reclusione, Davigo che ci ha spacchiato le palle per anni col suo diritto etico, il moralismo,
condannato come un truffatore, come un cazzo di ladro di motorini e biciclette. Ecco, questa cosa mi ha fatto godere poco di più di quella che ho visto oggi ai tuoi danni alla Sapienza. Però scusami un attimo, il godimento maggiore che c'è avuto è perché Parenzo queste persone qua le ha sempre un po' belicate. Ma diritto a manifestare, è il diritto quello per forza. Ma quando ci c'era, ma quando c'era Capezzone, aspetta, quando c'era Capezzone alla Sapienza, io mi ricordo ho detto cosa che qualche dicevi. Fischio non ha mai ucciso nessuno, ma appunto. Anche allo, ma li ho fatti salire sul palco, non hai capito? A certo punto, solo che urlavano, non volevano parlare. Io ho detto: vieni qui, ti do il microfono, vieni a parlare. No, ti do il microfono. Ti davano del razzista, del fascista. Sì, ma la cosa pazzesca sionista. È che dai, sono ebreo, razzista, sionista. E io ho detto: sì, sono sionista, certo. Per anni, ma non l'ho coccolato nessuno. Per anni. Ragazzi, e oggi li ho mandati a fare il culo amabilmente. C'erano questi quattro mocciosi analfabeti comunisti de merda che stavano là e ti dicevano. Hai capito? E ti sta bene. Ciao Andrea, tigre. Ciao, ti ringrazio. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Abbiamo qui in studio Karima Mualla, applausi. Eccomi, mamma mia. Eccola qua. Che veleno, ragazzi. Ma queste telefonate sono vere. Certo, ma questa è tutto vero. Ma questa è tutto vero, ma per me è un mondo. Ma mica stiamo a porta a porta qui. Ho capito, ma stanno proprio avvelenati. In altra trasmissione. Avvelenati. Allora, io posso dirti una cosa. Tu non riesco a capire perché sei una donna occidentale, islamica, occidentale, di origine marocchina.